Ciao ragazzi e benvenuti su GasTube Drums. Nel video di oggi voglio farvi vedere come stupire tutti con solamente un paradiddle. Il paradiddle lo conosciamo tutti. Ecco, con quello c'è la possibilità di fare una cosa che manda fuori tutti, stupisce tutti e dice: ma che cavolo sta facendo quel batterista? Quindi seguite il video fino alla fine per riuscire a capire tutto, perché ci saranno più step da seguire, non solo uno ma più step. Non vi voglio rompere le scatole subito dicendovi di iscrivervi al canale e di andare sulle cose, quindi non ve lo dico. Vi dico però che c'è un PDF qui sotto scaricabile, quindi andate qui sotto in descrizione, lo scaricate, fate tutto quello che volete. Basta, partiamo subito col video, sigla e andiamo. Che vado a farvi vedere oggi si può dividere praticamente in due step. Partiamo dal primo di questi due step. Ovviamente quello che andiamo a fare per riuscire a stupire tutti è fare un paradiddle, prima in sedicesimi, quindi un paradiddle normale, ma andando a suonarlo non sul rullante come facciamo di solito, cioè così, ma andando a farlo su charleston e rullante, quindi come fosse un groove: mano forte sul charleston, mano debole sul rullante. Gli accenti li teniamo sempre e in più con l'accento che diamo sul charleston mettiamo anche una cassa, così da fare praticamente un groove. La cosa bella è che dopo averlo fatto qualche volta, facciamo ad esempio una battuta in questo modo, andiamo a fare la stessa identica cosa, lo stesso paradiddle, stesse riteggiature, stesso tutto, ma anziché andare a suonarlo in sedicesimi andiamo a suonarlo in sestine. Andando a suonarlo in sestine, cosa significa? Che se i sedicesimi sono questi, le sestine alla stessa velocità saranno queste. Quindi, se noi andiamo a suonare il paradiddle fatto in questo modo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, in sestine, fatto alla stessa velocità metronomica, diciamo, provo anche a contarci sopra, sarà questa cosa qua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Quindi, come vedete, la cosa è sempre la stessa, però facendolo in sestine, ma andando a suonare sempre il paradiddle, che alla fine ha un accento ogni 4 colpi. Paradiddle, 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 paradiddle. Cosa succede? Succede che diamo l'illusione di accelerare il tempo tantissimo. Invece non è proprio così. Infatti, se noi facciamo una battuta di paradiddle normale a sedicesimi, una battuta di paradiddle a sestine, succede questa cosa qua. Adesso ve la faccio anche a metronomo, così capite che non vi sto dicendo una cavolata. Step 2, volendo, possiamo andare a mettergli più cassa, nel senso il paradiddle è questo. L'abbiamo capito. Adesso noi però mettiamo la cassa solo sul primo colpo del paradiddle. Volendo possiamo andarla a mettere o su qualche colpo che facciamo con la mano destra, cioè con la mano che va sul charleston, o su tutti i colpi. Poi adesso non ve li faccio vedere tutti, io vi faccio vedere un esempio. Se io decido di fare la cassa sui primi 3 colpi, quindi
Anzi, facciamolo su tutti i colpi. Adesso facciamo diventare questo sestine. Quindi facciamo prima sedicesimi e poi sestine. Direi che vi ho spiegato tutto quello che dovevo spiegarvi oggi, quindi spero vi sia piaciuto questo video, spero vi sia servito, spero da adesso in avanti possiate riuscire a stupire tutti quando fate questa cosa in un film, in un groove, non lo so quando la farete. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti se vi è stato utile, se già sapevate questa cosa, se già la usavate, oppure se è una cosa completamente nuova. Ditemi altre cose che fate, ovviamente come sempre mi piace che voi mi diciate tutte le cose varie che fate quando suonate, tutte le cose che fate quando decidete di mandare fuori tutta la band, eccetera. Quindi ditemi un po' di cose. Vi ricordo che c'è il PDF scaricabile qui sotto, è completamente gratuito. Cliccate, vi rimanda al sito Gastube e lo scaricate in tranquillità. Quindi basta, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!